aiuto, mano sveglia, un'emergenza, non so che succede. Cos'è stato? Chi è che urlava? Sono stato io, vieni presto. Ma cosa diavolo succede? Ti sembra il modo di svegliarmi nel cuore della notte? Non capisco neanch'io, guarda la mappa. Oddio, non ci posso credere. Hai visto? Sì, ti sei messo a giocare senza di me, traditore. Non dire stupidate, mi ci sono ritrovato. Sì, certo, dicono tutti così. Vabbè, credi a quello che vuoi, ma sta di fatto che dobbiamo uscire di qui. A quanto pare dobbiamo fare una missione in un hotel infestato, ma io non ci voglio stare. Cosa? No, ascolta, io sono allergico ai fantasmi. Davvero? Beh, la paura è un sintomo di allergia, giusto? No, non mi risulta. Allora no, mi terrorizzano e basta. Prima di tutto niente panico, procediamo con cautela. Come da consiglio della squadra, piazziamo i rilevatori. Per fare cosa? Per capire se ci sono fantasmi, no? No, guarda, preferisco non saperlo. Io me ne vado, Ma che... Oddio, qualcosa mi blocca la sedia! Oddio, no, deve essere una maledizione. Dovrei giocare per liberarti. Beh, va bene, allora non ho scelta. Andiamo. Ok, partiamo dalla biblioteca. Ah, bene, avevo proprio voglia di un bel libro. Devi installare il sensore, non leggere. Tranquillo, stavo solo scherzando. Mamma mia, oh. The unauthorized history of the Oak Dirge Hollows Hotel. The Oak Dirge became known as a haunted hotel after a series of unrelated tragedies. Claim the lives of roughly 200 guests. Speriamo di non arrivare a 201. 256, counting me. Oddio, cos'è quella roba? Buona notizia buona o quella cattiva? Dammi prima quella cattiva. Prima che tu arrivasti, si è presentata come un fantasma di un ex ospite dell'hotel. Ottimo, e quella buona? Stava vicino a noi tutto il tempo. Ah, e sarebbe questa quella buona? Ci aiuterà a capirci di più, stupido. Certo, se prima non ci spedisce all'altro mondo facendoci spaventare. Dai, al posto di parlare, piazza il secondo sensore. Perfetto, attivato. Oddio, ma che succede? A quanto pare un predatore è venuto a salutarti. Ecco, lo sapevo che erano perfetti per Halloween. Forza, abbattilo. E va bene, forza. Ci penso io. A posto, se n'è andato. No, devi farlo fuori, sennò non si va avanti. Oh, e va bene. Carina la pistola laser. Grazie. Non so neanche dove l'abbia trovata. Ok, siamo al bar, piazza ascensore. Aspetta, aspetta, in che senso passare la notte? Altra cosa che hanno detto prima. La missione durerà qualche giorno, a quanto pare. Oddio, così tanto? Ma io devo fare un sacco di cose. Tranquillo, sono giorni nel mio mondo, non nel vostro, ovviamente. Oh, meno male. Mi stavo già preoccupando per il mangiare. Ok, ora devi eliminarne due. Ah, ma sta diventando un vizio, Ah, ok, fatto. Perfetto, ora vai in soffitta. No, non ci vado, sono allergico alla polvere. Ma non eri allergico ai fantasmi? Ecco, un po' e un po'. Ok, ora andiamo nella hall. Ok, meno male, sto posto non mi piace. Cavoli, ma non piace a nessuno. Cosa hanno tutti contro le soffitte? Bene, e ora tocca a tre predatori. Oh, ma che bello! Più azione e meno parole. Il nome non mi ispira per nulla. Siamo in due, però adesso pensiamo ai predatori. Tranquillo, ci pensa la Gatling. Ottimo, ora esci e vai nel labirinto a posizionare l'ultimo. Ok, speriamo di non perderci. Ti guido io, tranquillo. Bene, dovrei esserci. Bene, ora costruisci le difese. I nemici stanno per arrivare. Cosa? Pure qui? Ma no, dai. Ti conviene muoverti, mancano 3 minuti e poi sarei travolto dagli abietti. E va bene, ci penso io. Vanno costruzioni? Ah, fatto. Bene, ora si combatte. Preparati. Via! Stai divertendo quella Gatling, Non sai quanto. Beh, è un'arma da nabbi, non mi stupisco. Scusa, hai detto qualcosa? No, niente, niente. Forza, manca pochissimo. Tranquilla, l'ho tenuto apposta. Piazza pulita e missione completata. Andiamo alla seconda notte. Ok, stasera pensiamo a trovare indizi.
Wrong conclusion. Tranquillo, mi chiamavano anche Sherlock Vanos, detective di fama mondiale. Guarda, avrei preferito Don Matteo, ma vabbè, si fa quello che si può. E infatti eccolo. Sì, ma sto capellone potrebbe anche spiegare cosa ho trovato. See what we got right here? Classic sign of a ghost infestation. Ecco, l'ha fatto arrabbiare, ora ci farà fuori tutto. Yeah, that's like two kinds of ghosty. Ma chi è che ha dato il comando a sto squilibrato? Penso se lo sia dato da solo. Mamma mia, ma manco i fantasmi lo sopportano, ma dategli una botta in testa. Personalmente farei come dice lei. Why aren't you packing your bags? We're staying. Get away from this place. Why? Don't you like me? You're the first person I've talked to, not just haunted, in 2 years. If you don't leave, your friends' souls will be trapped here forever. Ah, te l'avevo detto che sta porta oscura non mi piaceva. Bisogna farlo sapere a tutti. Ok, forse ho trovato la soluzione. Cioè? Secondo un'antica leggenda, sono le statue del labirinto a portare i fantasmi. Come si collegherebbero le due cose? E soprattutto, chi t'ha detto sta stupidata? Dennis. Guarda, meglio che non parlo. Ascolta, non abbiamo alternativa. A sto punto proviamo. Va bene, anche se secondo me stiamo perdendo tempo. Cavoli, certo che ci vorrà una vita. Tranquillo, so io come fare spazio. Sì, certo, secondo te sparando a caso tu... Visto? Incredibile. Ottimo, dopo migliaia di munizioni sprecate, ecco la terza. Ecco, ma ci mancavano pure i predatori, non ce la farò mai. Oh, guarda, la quarta statua. Ah, meno male, speriamo sia la volta buona. Comincio a pensare che lo faccio apposta. No, no, fidati, è peggio, è proprio stupido così. Ok, questa era l'ultima. Mi guarda un po', non ha funzionato, cosa ti avevo detto? Sì, vabbè, fa niente, dai, dovevamo tentare. Ora passiamo la notte e ci pensiamo. Bene, è tempo di una nuova ricerca sul campo. Ottimo, dobbiamo trovare altri indizi? Più o meno. E nello specifico di cosa si tratta? Ectoplasma di fantasmi sui letti. No, dai, ma che schifo. Lo so, ma purtroppo non le faccio io ste cose. Spero solo sia tutto ectoplasma. Per la prima volta sono d'accordo con lui. Ah, ma quante sono? E poi... Che cos'è un ectoplasma? Residui di fantasma. Che tipo di residui? Guarda, preferisco non saperlo. Bene, era l'ultimo. Questa sera siamo ok. Finalmente, ancora un po' e avrei finito per vomitare. Willow, I am bound by my ghost boss oath to tell you. We have found your ghost diary. Bene, troviamo le altre pagine. Ok, anche se non è molto carino, però pur di non perdere l'anima, sai. Found another page. You always think it will be old age. Or something dramatic, like rushing into a burning building. You don't think about just not waking up. I wasn't tormented by some ghost. I just got sick and didn't get better. Not the greatest ghost backstory. Povera, mi dispiace però. Già, è successa proprio una tragedia. Dobbiamo vederci più a fondo. Andiamo a trovare le altre. Passiamo al prossimo. Questa non era molto chiara. You're not trapped here? You're just here because you don't want to spend time with your family? It's not that I don't want to spend time with him. I don't want to spend eternity with him. Certo che poteva scegliere un posto migliore, però. In che senso? Scusa, sarò io, ma l'eternità vorrei trascorrerla in un posto tropicale, mica in questo cesso. I think about moving on every day. But
I can't. Why not? If I'm gone, there's no one to scare people away. Aspetta, non ho capito. Sta qui per far scappare la gente? Esatto. Per divertimento? Un po' cattiva però. No, stupido, cos'hai capito? Lei rimane qui perché sa del pericolo dell'hotel e fa scappare la gente in modo che non si faccia male stando qui. Ah, bene, però non lo so, potrebbe farlo in maniera un pochettino più carina. Sì, e cosa doveva fare? Mettere un cartello all'entrata con su scritto "Attenzione fantasmi"? Dai, per favore, vai avanti. Ok, è il momento di affrontare il più grande nemico di tutti. Sei pronto? Oh, guarda, se potessi saltare di gioia. Oddio, ma che è successo qui? La donna delle pulizie ha dato di matto. Penso siano i primi segni della fonte del male. Bene, ottimo inizio, direi. Ora scendiamo, la cripta è sotto l'hotel. Oh, che bello, mi sento un Ghostbuster. Beh, quasi. Comunque, schiera l'aspirafantasmi. Ottimo, ora crea le difese. Immaginavo l'avessi detto. Vanno costruzioni? Ah, eccoci qua, tutto pronto. Perfetto. Aspetta, non ci staremo dimenticando qualcosa? Beh, effettivamente in qualche modo andrà alimentata, quindi... Il blurb! Ti avevo detto di portarlo! Cosa dici? Era compito tuo! Sì, certo, sempre a scaricabarile, sempre colpa mia, no? Solo perché ho il joystick e il controllo di tutto. Vabbè, vado, va, per amore della pace. Ok, adesso ci siamo davvero. Ottimo, vai! E va bene, all'attacco! Uè zio, ma che sono qua sopra, Pam! Mamma mia, sono tantissimi! Vai di armi da mischia! Hai ragione, perché non ci ho pensato? Spada! No, il bestione no! Tranquillo, ho messo delle trappole. Che bro! Forza, resisti, manca poco! Maledizione, mi hanno atterrato! Speriamo che resista! 5, 4, 3, 2, 1! Sì! Ottimo, tutto è bene ciò che finisce bene. Vai! Sono di nuovo libero. Però ho bisogno di riposare. Tranquillo, anch'io. Perfetto, allora alla prossima. Ciao, Fort. Meno male, va. Aspetta, però. Mi viene un dubbio. Se io e Fort abbiamo acceso la play all'inizio, chi è che è stato? Sono stata io. E adesso che mi hai liberata, ti infesterò per sempre. Ah, meno male, era solo un sogno. Ma si può addormentarsi mentre si gioca? Faccio un po' di Battle Royale, va? Almeno mi distraggo. Ehi, Vano, ti sei svegliato? Ti va di provare la nuova modalità Incubo 2019? Ma dov'è che Vano? Non l'ho neanche insultato stavolta. Bah, che strano. Io che volevo mostrargli la nuova skin.